Ridammi una mano ad avere ciò che era mio. Iscrizione gratis al canale e la campanellina che è fondamentale. Grosso, grosso guaio a Chinatown, ragazzi, anche perché la logica, la logica cosa vorrebbe? La logica vorrebbe, la logica ti dice che una società... Una proprietà normale, forte, esonera questo allenatore. Ieri sera, no? E sera lo solleva dall'incarico, mette un altro al posto suo e e, e, e diciamo, riaccendi un po' i motori perché questa è una squadra ormai che ha i motori spenti sia dal lato fisico che dal lato mentale. è Una squadra che non c'è più, eh, una squadra allo sbando senza né capo né coda e quindi. Eh, Dovresti cambiare allenatore. Sappiamo tutti che ormai l'era Zang è finita, lascia perdere il giapponese. Tranne lui che continua anche a dire che il bond che un peak bond di prestito lì o tri va rifinanziato, la, lascialo perdere il giapponese. Lascialo stare. Non sa so quello che dice. Infatti, Digital Beats è tutto a posto. Tra l'altro, c'è uno sponsor che continua ad essere portato ma che non paga. I giocatori sul mercato fino all'ultimo giorno. Proprietà inesistente, ovviamente, tutto ciò si rispecchia in campo. No, questo lo sappiamo benissimo tutti. Il problema è che, siccome questa proprietà sta uscendo, io la vedo difficile, che eh, la, la vedo molto difficile che eh, Zang investa 20 milioni per liberare Inzaghi e prendere un altro. Inzaghi guadagna 5, 4 e mezzo quelli che sono. Lordi sono 9-10, per due anni a casa mia fa quasi, è un'operazione da quasi 20 milioni, quindi per me è impossibile come è impossibile che Zaghi rassegnare le, le dimissioni, che lui ha un paio di mogli, ha tre o quattro figli, insomma, che lui dovrà campare. quindi penso sia molto difficile, ecco, perché lo stesso Parrucca andò via già con un'altra squadra in tasca, la gente se lo scorda, ma Parrucca pretese 7 milioni di buona uscita. Perché lì Conte decise di andare via e pretese la buona uscita. Secondo te, Izzaghi ti dà le dimissioni e rinuncia ai soldi senza averci un'altra squadra. Non, eh, no, no, non penso proprio quindi, eh, vedi i, i, la, la gente che poi ti diceva mercato, que, que, questi, questi fanfaroni che ti dicevano mercato da 9, mercato da 10, questa gente non capisce nulla di calcio o okay. che dice. Allora, ci sono due ipotesi. Chi ti ha detto che l'Inter quest'anno aveva fatto un mercato da 9? Ci sono due spiegazioni. Uno che non capisca nulla di calcio. La seconda è che sono tutti in malafede perché vogliono accontentare il tifoso, che, perché questa gente su YouTube chiede dei soldi, quindi vogliono accontentare il tifoso, perché c'è sempre il tifoso, quello ultra positivo, che gli va bene tutto, qualsiasi cosa faccia l'Inter. E allora gli hanno detto mercato da 9. A questa gente qua su YouTube che ha detto che ti fossi mercato da 9, bisognerebbe fargli capire una cosa molto semplice. Anzi, più che fargliela capire, bisognerebbe ricordargliela, visto la partita che c'è stata ieri. Lufeu e Pereira, due giocatori così, l'Inter non ce l'ha. Nel calcio è fondamentale, una delle cose fondamentali nel calcio è creare la superiorità numerica, saltare l'uomo. L'Inter non ha due giocatori come Delofeo e Pereira che ti salta l'uomo, che accettano l'uno contro uno. Questa è una squadra che non ha uno, che sia uno, che non ha un giocatore che salta l'uomo. Non ce l'ha. L'anno scorso ne avevi due: Perisic e Sanchez. Quest'anno non ce l'hai, non ce l'hai nemmeno uno. Vogliamo ancora continuare a parlare di Correa o vogliamo cioè lo, lo, qualcuno lo difende ancora? Correa, vogliamo cioè, chi lo ha portato? Correa, io perché i cinesi, i giapponesi, tutto quello che ti pare se ne stanno andando, dovevano vendere due anni prima, ci hanno portato, ci stanno portando alla deriva. Tutto quello che vuoi, ma 25 milioni per Gosens e 30 per Correa. Chi li ha spesi, io è l'allenatore, capito. Ma... Ci fu un certo Mourinho, se vi ricordate, che quando arrivò all'Inter, disse, io voglio Deco e eh, Deco E, e gli dissero, no, no, Deco e Carvaglio sono troppo avanti con gli anni, uno aveva 34, uno aveva 30, 30 non li vogliamo. E Mourinho gli disse, ma io ho bisogno di questi due per vincere, Lucio e Snyder. È questo quello che fanno le grandi società. Non vanno dietro a degli allenatori, soprattutto a questa tipologia di allenatori qui che non hanno esperienza e che non hanno mai concorso per grandi traguardi sto parlando di Inzaghi perché Inzaghi ad oggi abbiamo capito tutto, tutti che non potrà mai essere un allenatore per un Inter vincente ma nemmeno per un Inter cinese se ne sta andando secondo me ad oggi Inzaghi potrebbe essere un allenatore giusto perché ho visto fare dei cambi al 28 non l'avevo mai visto in 40 anni e seguo calcio, in 40 anni e segue il calcio. Cambia al 28 cambiare la difesa quattro volte durante una partita. Ma te lo sai cosa vuol dire cambiare una difesa quattro volte durante la partita? Che la difesa si deve coordinare con il portiere? Prima di tutto, che in porta c'è una sedia, perché a lui fa comodo per una, perché gli dà una mano nello spogliatoio. Perché Andanovic è... Cioè, ragazzi, non ne parla nessuno. Il problem... cinese lascialo perdere, il giapponese peggio ancora, ma Andanovic è un calciatore che al Nintendo sta destabilizzando l'ambiente perché pretende di giocare. L'allenatore non è in grado di panchinarlo e lui ti destabilizza l'ambiente. Quindi, te allenatore, cambi la difesa quattro volte durante una partita. La difesa si deve connettere con i portieri, ma la difesa a sua volta si deve connettere con il centrocampo perché da come è composta la difesa.. E poi, dopo dipendono anche i movimenti del centrocampo, del centrocampo che a sua volta determinano, determinano anche i comportamenti dell'attacco. I reparti devono essere collegati, tranne che vabbè, ormai all'Inter è saltato tutto, ma i reparti devono essere collegati. Non puoi cambiare la difesa quattro volte durante una partita. Cambia al ventottesimo, bastoni, le facce di bastoni, le facce di skinner, la stessa posizione tattica che ha Lukaku, che Lukaku è scontentissimo di come sta giocando. Ci sono dei problemi importanti, lascia perdere quelli che ti dicono che è tutto a posto, lascia perdere il giapponese che ti dice che è tutto a posto, che Zang era doppia, perché Zang non vede l'ora di andarsene, altro che Zang era doppia. Quindi molto probabilmente cosa accadrà? Anch'io come voi spero in un cambio immediato, però conviene ormai a questi che se ne stanno finalmente andando a fare un'operazione su un allenatore che comunque costa 5 milioni all'anno? E 5 milioni all'anno ai zaghi? Chi gliel'ha dati? Siamo sempre lì, ragazzi. Non gliel'ho dati io 5 milioni all'anno. allora, c'è cioè da dire anche una cosa che Marotta ha provato più volte a sistemare la cosa riunioni tra giocatori, allenatori e staff e via discorrendo, no? E compagnia cantante. Il problema è che questi giocatori, questo allenatore non lo seguono più ma già dalle dichiarazioni dice la Nogro questa estate già c'erano stati comunque dei sentori importanti no? C'è la Lobu ti fa capire e lui l'ha detto per le cose. Eh. È stato multato, lui le ha detto per le cose. C'è la nodo, ti fa capire che, secondo i giocatori, lo scudetto regalato al Milan dipende dall'allenatore. Non hanno stima dell'allenatore questi giocatori qua. Ma si vede in campo e non lo seguono. Gente si manda a quel paese, gente va in panchina e spacca le poltrone. Cioè, ragazzi, ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? dove vogliamo andare e vedrai che perché il problema vedi poi vedi che vai nel baratro senza soldi perché lo devi cambiare l'allenatore cosa fai? questo sta uscendo secondo te si mette a cambiare l'allenatore chi puoi prendere? puoi chiedere a Cambiasso se viene gratis a Stankovic se viene gratis puoi chiedere a Kivu io Kivu lo lascerei dov'è per esempio cosa fai? cerchi ancora di ricomporre i i pezzettini del vaso rotti. Andando avanti quanto che siamo a metà settembre è incominciata ora la stagione. Però non ti puoi permettere di cambiare l'allenatore perché mancano sempre questi. E chi ti ha detto mercato da 9, mercato da 10, mercato da 20? Di chi di fai una bella visita. Perché una squadra come l'Inter, te l'ho detto prima, una squadra come l'Inter con il blasone dell'Inter, con l'importanza dell'Inter, io penso che sia una delle poche squadre in Serie A che non ha uno che sia uno che salta l'uomo. Se poi ci metti l'allenatore che eh, oltre a questo 3-5-2 non vede nulla, non vede nulla, leva l'attaccante, mette l'attaccante, leva il difensore, mette il difensore, cambia il ventottesimo, cambi giocatori ammoniti cambiati te pensa, te pensa a quei giocatori dell'Inter che sa che se viene ammonito lo, to lo toglie, lo fa giocare anche condizionato toglie i migliori in campo ieri a tolto Geo era, che per assurdo era il migliore in campo, toglie Geo per mettere il suo pupillo Correa Inzaghi solo per aver portato all'Inter Correa, ma è colpa anche di chi gli ha dato retta e per aver fatto spendere 30 milioni per un mezzo giocatore come Correa, andrebbe esonerato solo per quello quando, quando due anni fa mi sono messo di traverso per Correa, che dicevo non va preso, questo è un giocatore che non va preso, tutti a darmi addosso. Lo stesso per Gosens, quando io a gennaio vi dicevo, lascialo a Bergamo quello lì, non ci serve a nulla. Eh? Ora tutti a dare addosso a Gosens, ma siamo sempre lì. 30, 30 per Correa, guarda me, mi viene la febbre solo a, a pronunciare 30 milioni correa, 30 milioni Correa e 25 per Gosenz. Chi l'ha spesi io o loro? Allora, oltre ai cinese che se ne sta andando, oltre ai giapponese, lascialo perdere i giapponesi, qui bisogna comunque colpo dare un po' di colpa anche a questa dirigenza. Che quei poi i soldi sono stati messi a disposizione, li hanno spesi male li hanno spesi male però perché? Perché ce n'eravamo ne pochi. Perché? Perché la Lazio è stata l'unica e ti ha fatto pagare in 180 rate Correa. Chiediti perché. E la Talata è stata l'unica, chiediti perché, che ti fa pagare in 200 rate Gosex. Perché non hai soldi? Peschi solo in Italia. All'estero appena, appena appena sai che vai all'estero con questi te qui sanno che non hai una lira, ti prendono a pesci in faccia e sei ostretto a muoverti in Italia. Ecco ora il discorso. È molto semplice. Quindi ora che si fa? Te lo dico io cosa faranno secondo me? Cercheranno di riuscire ancora l'irriuscibile perché non possono mandare via l'allenatore. Non lo possono mandare via. Non hanno soldi per mandare via Zaghi. Come fanno a mandare via in Zaghi? Le parole di Ceylan quest'estate già ti dovevano far capire che c'era qualcosa e non andava. Ma si vedeva già dalla pre-season no? che c'era qualcosa e non andava quest'anno. Già si annusava che c'era qualcosa e non andava. Marotta va da Inzaghi, gli rinnova il contratto. Io quello lo posso capire perché, già agli occhi dei giocatori, era diventato un allenatore poco credibile. Se te poi lo, lo, glielo lasci in pasto senza contratto, i giocatori se lo mangiano no, questo allenatore qui. Se lo mangiano a colazione i giocatori, allenatori, allenatori qui. allora è stato costretto a rinnovargli il contratto. Ho capito, ma anche con l'aumento, poi anche con l'aumento. Io ho sempre detto, ragazzi, io dell'anno scorso non sono contento, mi sono divertito, ho visto delle belle partite, non mi rimangio quello che ho detto, ma l'anno scorso l'Inter vuoi per i cinesi. Vuoi per l'allenatore? Ha regalato un campionato a Milan. Parliamoci sinceramente. Quest'anno mi lo dici dove vuoi andare in questa maniera qua? Dove vuoi andare? Quando torna Lukaku, ci saranno problemi. Io te lo dico dall'inizio della stagione, nel mio piccolo, che Barella e Lukaku quest'anno con Izaghi, avranno problemi. Mi sembra che, sia, che purtroppo stia accadendo questo. Che sono tra i due giocatori più forti che all'Inter Lukaku con Inzaghi è un casino, te lo ripeto perché o lo fa giocare come vuole lui o altrimenti Lukaku fa bordello anche lui, perché anche lui è uno di quelli che ha avuto problemi soprattutto per quanto riguarda la collocazione tattica, che lo schiaccia in aria laggiù, fa le figure e fa il Chelsea Lukaku se lo mette in quella maniera oddio, forse in Italia qualcosa di meglio fa perché il campionato italiano non è a livello della Premier ma Lukaku lo deve far giocare in maniera diversa ma ormai la mia paura come la vostra è che questo allenatore abbia perso tutta la credibilità che aveva verso i giocatori. Il primo anno, per come la vedo io, lui è stato molto bravo, è stato molto umile, ha toccato pochissimo di quello che aveva costruito Parrucca, ha toccato pochissimo e ha usufruito un po' della scia di Parrucca. E questo vi garantisco che nel calcio succede. Quando un allenatore in determinate cose fa un buon lavoro, poi dopo retrae beneficio anche chi subentra l'allenatore all e va via. Quindi, il secondo anno dove lui qui ci deve mettere tanto del suo, e poi alla fine le squadre di calcio, no, indipendentemente dalla tattica, da come giocano, io ti parlo a livello caratteriale, tutte le squadre rispecchiano il carattere dell'allenatore. Se c'è un allenatore aggressivo in panchina, la squadra è aggressiva. Se c'è un allenatore che non ha paura, la squadra non ha paura. Se c'è un allenatore timoroso, la squadra è timorosa. Infatti questi giocatori hanno paura ora. Questi giocatori hanno perso la, la sicurezza in se stessi. Capito qual vale è il discorso? Questo è un allenatore che non ha idee tattiche, è povero tattivamente. Io dicevo il Conte era povero tattivamente, ma questo è ancora peggio. Conte almeno ha tante caratteristiche e questo non ha e forse non avrà mai, la gestione dello spogliatoio, fare l'amico di tutti nel calcio non funziona. Lui a fare l'amico di tutti lo prende in tasca da tutti. i Giocatori poi dopo prendono il sopravvento. Ci deve essere sempre una distinzione tra giocatore e allenatore. Fare la di tutti, di chi? La di tutti lo vedi anche quando fai ambi cerca di buttare dentro più gente possibile per accontentare tutti. E non va bene. Quindi, in conclusione, cosa ti posso dire? Questo allenatore non è da Inter. Andrebbe mandato via, per come la vedo io, anche perché, attenzione, quando ricomincia il giovino, dopo la sosta, quando ricomincia il giovino... Cioè, Barcellona e Roma, e sono altre due probabili sconfitte. Parliamoci chiaro, che succede dopo? Dove vai dopo? Barcellona ci può anche stare. Ma con la Roma dovresti vincere e questo, questa squadra qua, gli sconti diretti, li perde tutti. Già l'anno scorso c'era il problema degli sconti diretti. No? L'anno scorso l'Inter perché anche non ha vinto il campionato? Perché gli sconti diretti eh, li sbagliava quasi tutti, compreso il derby, no? Perché l'anno scorso hai perso quel famoso derby? Anche perché, sempre per accontentare tutti, ancora a tre quarti di stagione non si era capito in questa squadra chi doveva battere i rigori. Chi è che deve dire chi deve battere i rigori? Io o l'allenatore? Siamo sempre lì. Sicuramente Inzaghi non è il male dell'Inter. Inzaghi è figlio di un ridimensionamento fatto dal cinese che finalmente se ne sta andando. Ecco perché c'è Inzaghi, che Inzaghi è figlio di un ridimensionamento, altrimenti avresti Klopp, avresti Zidane, che ne so, indipendentemente dai gusti, avresti un'altra tipologia di squadra, avresti altri giocatori. Capito qual è il discorso? Ti ritrovi a giocare con un portiere che ormai fa le parate laser e nonostante un che stia dimostrando che può fare il titolare... Lui continua ancora a far giocare Andanovic perché il capitano dell'Inter si ostina a voler giocare e lo stesso Andanovic destabilizza l'ambiente. Hai visto cosa ha detto Andanovic? Non sono io il problema dell'Inter. Io sono una soluzione, non sono un problema. Dio madonna, ti tirano in porta e guardi i palloni che entrano dentro, se è una soluzione. Le parate fa Andanovic e perché spesso ti tirano addosso. O perché a due metri se ce la fa a sdraiarsi allunga la mano, copre tutta la porta non sono più parate da un portiere reattivo quindi. e quindi cosa staranno facendo ora ci chiediamo tra tutti che si fa è un grosso guaio China Chinatown, te lo ripeto perché sicuramente staranno cercando di sistemare la situazione perché c'è ancora questo problema fino a quando non esce lui e io spero che esca domani o stasera come voi come fai a cambiare l'allenatore se hai durato fatica a dare 2 milioni a Scelby? Devrai De è il Devrai della Lazio di quando fece rigore sui Cardi. Ve lo ricordate? E poi andammo in Champions, grazie a quel rigore ci fece Ma magari Devrai è in queste condizioni anche perché è a parametro zero no, e no, non hai ancora tranquillizzato il giocatore. Non gli hai rinnovato il contratto. Schignan era ancora uguale. Schignan è riconoscibile. È riconoscibile sicuramente anche grazie all'allenatore, alla situazione societaria, ma anche il, il, il discorso del contratto lo, lo rende poco tranquillo. È normale, è un, è un bordello. Cosa va tutto bene? Mercato da 9? Ma dove? Il capo te lo dice se va tutto bene oppure no, c'è sempre il giudice supremo. Lascia perdere il giapponese che ti dice va tutto bene, digital dal pizza è tutto a posto. Lo vedi in capo se va tutto bene oppure no lo vedi dall'atteggiamento dei giocatori cosa va bene qui cosa questo vuol dire va tutto bene cosa ci vogliamo attaccare ora e eh vabbè ma l'Italia ha perso solo poche partite ho eh, capito ma quelle partite una squadra di bicicampionato le deve perdere in un anno non a metà settembre ha già perso tre partite ma dove vuoi andare dove vuoi andare quindi vediamo cosa succede, in conclusione, ora il cinese lascialo perdere perché se ne sta andando, lo sappiamo tutti finalmente. Te lo ripeto, lui secondo me doveva andare via due anni fa. Lui all'ultimo scudetto vinto doveva prendere e andarsi, perché ora è normale tu stia sprofondando negli abissi no? fino a che non arriva la nuova proprietà, il giapponesi, a maggior ragione, lascialo perdere, ma la dirigenza ora. La dirigenza deve intervenire ora e sistemare questa cosa qui. Come? Non lo so, non le danno a me 300 euro, 300.000 euro al mese, ma le danno a loro e la dirigenza deve intervenire ora perché la proprietà è inesistente, è in uscita, l'allenatore è in totale confusione e a maggior ragione ora deve entrare questa dirigenza per sistemare le cose. Te lo ripeto, come non lo so, non sono io che prendo bonifici da 200.000-300.000 euro al mese, sono loro, la devono sistemare loro ora. Questo nodo lo devono sciogliere loro ora, perché, se no, qui, ragazzi, la stagione è già finita, io ve lo dico. Ciao, vinte.